noi credo ci sia Luigi Colbax. Ciao Luigi. Ciao Ciao Luigi. caro, buona giornata, buongiorno a tutti. Ben arrivato a te. Arrivi in un momento perfetto. Perfetto perché Michele, da grande preparatore qual è, ci ha comunque trasmesso soprattutto un messaggio emozionale. E tu farei qualcosa di simile perché ci parlerai di come è giusto che ciascuno rincorra la propria performance e ci parlerai di come si può vivere nel corpo che si vuole. Non so se mi spiego. Sì, abbiamo 10 minuti di tempo, cercherò di essere Certo, sintetico. ci darai alcuni consigli. Io intanto voglio dire che Luigi è un personal trainer, esperto di allenamenti con i pesi, ma anche di attività funzionale, e ha una caratteristica carina, carina, in senso scherzoso. È stato il primo personal trainer a mettere in piedi qualcosa di importante online. Dico bene, vero? Sì, E nel 2001. poi ha un'altra caratteristica molto suggestiva perché ha partecipato a Sky 1 alla serie Cambio Vita. Sì, abbiamo fatto 4 anni di serie televisive, dal 2006 al 2010. Proprio nel ruolo che tu comunque hai, ed è per quello che io ti passo la parola con grande curiosità. Grazie mille. Se la regia mi permette di condividere lo schermo, io approfitterei per far vedere anche le slide, se no vado a braccio. Sì, ok, perfetto. Bene, allora il mio intervento si basa intanto. Voglio ringraziare la scuola regionale della Regione Sardegna, Gianmario Migliaccio e tutta l'organizzazione che mi permette di fare questo speech. E devo dire che ho imparato di più in questi 3 giorni che nell'ultimo anno di studi, nonostante io cerchi comunque di aggiornarmi, sono rimasto veramente impressionato da questo evento e quindi sono assolutamente contento di poter dare il mio piccolo contributo e di partecipare. Detto ciò, come si può già leggere, il mio intervento si basa su questa domanda alla quale non c'è una risposta precisa, cioè quanto sei in forma? Quanto sei in forma? Sei in forma? Di solito si dice sì o no, però se dico sì, si presuppone che ho dei riferimenti per poterlo dire. Se dico no, la stessa cosa. Però se chiedo quanto sono in forma, la gente di solito non lo sa quanto è in forma. Allora, partiamo dal fatto che ci sono le persone che si allenano sono di due tipi: quegli atleti, o comunque quelli con la mentalità di un atleta, che sono coloro che monitorano e testano tutto quanto per le proprie progressioni, quindi misurano. Tutti gli altri, invece, non misurano, non hanno nessun riferimento concreto attendibile, hanno delle supposizioni date dalla propria esperienza, e spesso e sovente l'esperienza è poca. Per avere le idee chiare, per un concetto per capire dove voglio, ad avere la risposta a quanto sono in forma, bisogna avere dei concetti. Il primo concetto è quello dell'evidenza scientifica. L'evidenza scientifica, di solito si dice che è tutto ciò che è misurabile e ripetibile. Okay? Adesso io non vorrei tirarla lunga, però le ricerche scientifiche, si fanno prendendo dei campioni. Per un determinato numero di campioni, per un determinato numero di tempo, si fanno le prove, si vede cosa succede e alla fine, se succede sempre la stessa cosa, se questa cosa è ripetibile, se questa cosa è fattibile, si chiude la ricerca con uno studio e poi si presenta. Questo lo dico ovviamente in maniera molto, molto, molto semplificata, ma fondamentalmente è così. Da qui si evince che tutto quello che misuri controlli, tutto quello che non misuri supponi, cioè hai un'idea ma non hai la certezza. Ed è anche vero che tutto quello che misuri in maniera sbagliata porterà a un risultato sbagliato o quantomeno non ottimale. Poi ci vuole il concetto di massimale. Nell'ambito della normalità, due domande che possiamo chiedere a chiunque. Quanto veloce corre una panda a tavoletta? E più o meno tutti vi risponderanno dai 130, 150, 140, 160, però stanno più o meno lì, hanno un'idea. Se tu chiedi quanto può sollevare in squat una donna di mezza età, o hai una scena muta, oppure ti rispondono dipende. E poi vedremo questo dipende da dove. Però comunque nessuno ha le idee chiare. Nell'ambito sportivo invece è diverso. Qual è il tempo minimo per una maratona? 2 ore. Se non è 2 ore sarà 1 ora e 59, sarà 2 ore e 02, sarà, siamo più o meno lì. I più veloci in assoluto sono lì. Non è 1 ora e mezza e non è 2 ore e 10. E qual è il record mondiale di stacco?
se uno va a farsi delle ricerche, vede che il record mondiale di stato in questo momento è 500 e rotti chili, fatto da uno della Finlandia, un nordico, che pesa 205 chili, quindi indicativamente è 2,5 volte il peso corporeo dell'individuo. Perché faccio questi due esempi? Perché qui ho dei riferimenti oggettivi, cioè non si corre una maratona in meno di 2 ore, non si tira su più di 2,5 volte circa il peso corporeo di stacco. Quindi se so quanto posso arrivare al massimo, tutto ciò che sta sotto è comunque possibile. Ok? Poi c'è il concetto di average score, detta all'americana, cioè lo score medio, il risultato medio, perché se so quant'è il massimo, devo avere anche un'idea di medio e un'idea di minimo. Allora, ci vogliono dei parametri. Dov'è che esistono i parametri? Nello sport i test brulicano, per testare, per sapere quanto fa, quanto va bene un atleta, quanto bisogna fare in una determinata performance. Ci sono una marea di test. Dico i primi, il test del qua c'è scritto tesi, ma ovviamente test al gradino di Harvard, il test Conconi che tutti conoscono, il test Astra, ma ci sono decine e decine. Dove invece ci sono esiguità di parametri, nell'amatore, nello sport amatoriale. Quanti push-up, senza fermarsi vuol dire unbroken, può fare un giovane di 20 anni? E quanti un uomo di 50? Ecco, in questo caso abbiamo proprio Golding e altri che nell'86 si sono presi la briga di creare questa tabella che vediamo sulla destra. E in questo caso abbiamo perlomeno un average score. Okay? Abbiamo un'idea di quanti push-up, di quanti piegamenti sulle braccia può fare un uomo e una donna a seconda della fascia d'età. Questo aiuta a dare un'idea alla signora Pina, a Gino La Quaglia, a chi viene in palestra, di capire qual è il suo livello di fitness, di capire quanto è in forma o no. Il punto è che, a parte il push-up, lo squat, 3 o 4 altre cose, non abbiamo nessun altro dato a disposizione. La seconda domanda che ho scritto qui, per esempio, quanto dovrebbe camminare al giorno un individuo? Già sappiamo che i primi risponderanno 10.000 metri, 10.000 passi. Ma chi sa un po' di più sa che i 10.000 passi è stata una cosa partita dal giapponese che aveva fatto questo contapassi e quindi aveva ipotizzato 10.000, poi hanno detto no, ce ne vogliono di più, ce ne vogliono di meno. Non sono d'accordo esattamente, no? Se andiamo a studiare l'antropologia, gli antichi romani facevano anche 20.000 passi al giorno, eppure erano sempre umani del pianeta Terra, per capirci. Quindi non abbiamo parametri oggettivi attendibili e soprattutto ce ne sono pochissimi. Concetto di livello di fitness. Qual è il tuo livello di fitness? Che tradotto è quanto sei in forma? Che dipende appunto dalla capacità di performance dell'individuo. Uno, per decidere quanto è in forma deve dire ok, io so fare questo o non so fare quello, o so fare questo bene o so fare questo benissimo. E allora si risponderà, ok, dipende da quanto e come si allena. Ecco, più che da quanto e da come uno si allena. Perché io conosco gente che va in palestra da 20 anni ma sono sempre dei principianti, perché il come si allenano è sprovvisto di misure, è sprovvisto di test, è sprovvisto di progressioni, è sprovvisto di controllo. Non misurano, non hanno neanche idea dei parametri giusti. Quindi, e adesso mi collego a quello che ha detto Spreck prima, cioè, poi alla fine parliamo tutti la stessa lingua, lui quando dice io mi sto bene così, alla fine le persone, se non hanno un riferimento di performance, dicono io sto bene così. E se tutti quanti continuano a pensare io mi sto bene così, e non si accorgono che man mano questa società, se sempre più sedentaria, ci fa sempre peggiorare il nostro livello di performance e quindi il nostro livello di fitness, alla fine il nostro corpo sarà sempre più predisposto a rompersi, ad ammalarsi e ad avere problematiche. I test di efficienza li troviamo, per esempio, nei corpi militari, no? Per diventare, che ne so, Marines, devi fare il test di efficienza. E per entrare in Navy SEALs, per entrare in aeronautica, per entrare in quasi tutti i corpi militari. E anche nel CrossFit ci sono gli standard, però prima vorrei finire con i corpi militari. Chi ha deciso in quanto devi correre 3.000 metri, quanto in lungo devi saltare, eccetera, eccetera? Lo avranno deciso i capi dell'esercito o comunque del corpo militare dove uno deve andare. Per esempio, so che per entrare nei Marines tu devi fare 30 pull-up unbroken.
cioè trazione alla sbarra, 30, una dietro l'altra, più o meno di forza, più o meno chippate, però 30 ne devi fare, ok? Chi l'avrà deciso? Non lo sappiamo, però se vuoi fare il Marines, devi saper fare quella performance. Nel CrossFit, che è un functional trainer codificato, hanno fatto questa bella cosa, hanno deciso degli standard. Faccio un esempio su tutti, lo standard di uso della kettlebell per il maschio è 32 kg, per la donna è 24. E perché no 24 l'uomo e, che ne so, 16 la donna? Quando io nel 2010, quando è arrivato in Italia, che ho cominciato, insomma, che ho preso la certificazione e poi ho cominciato subito a fare agonismo, è stata una delle prime domande che ho fatto. Perché magari dicevano, devi fare 100 push-up, 50 American swing con la 32 e poi, che ne so, 5 clean and jerk con 50 kg. Cioè, ma chi è che decide i 50 kg? Perché lì non andavano in base alle leve, se sei alto, se sei basso, se sei giovane, se sei vecchio, se pesi di più o se pesi di meno. Lo standard è quello lì, RX, RX, se sei RX devi fare quella roba lì, se vuoi, e se no non sei un crossfitter. Poi, ok, che ci sono le regression, ok, che hanno fatto gli scale, eccetera, dopo. All'inizio era tutto RX. E quindi è stato una presa di consapevolezza, soprattutto per me, perché mi sono reso conto che effettivamente potevi fare cose che non pensavi di poter fare, ma poi le facevi perché le faceva il tuo amico, e le faceva quell'altro, e le faceva quell'altro. Ce n'erano tantissime persone che tu non avresti mai immaginato che potevano fare quello. E quindi, tornando a quello che ho detto all'inizio, se io non misuro, se io non controllo, se io non ho uno standard di riferimento, suppongo, e posso supporre male, anzi suppongo male, di solito suppongo meno. E quindi ecco che per salvarsi da questa situazione ci vogliono i parametri di riferimento, chiamiamoli test di ammissione, chiamiamoli average score, perché servono a stabilire quanto un individuo è in forma. Altrimenti avremo sempre palestre che brulicano di persone che spostano i pesi da un posto all'altro, che li spostano in su e in giù, che li spostano di qua e di là, che credono di fare qualche cosa, ma in realtà non fanno niente di allenante, appunto come diceva Sprek davanti a me. Devi fare qualcosa di allenante, e allora devi anche sapere che, per esempio, se sei una donna, devi alzare in allenamento almeno la metà del tuo peso corporeo nel bilanciere che ti porti a fare squat. Faccio squat, quanto peso? 50 kg? Devi, per dire che sei in forma, devi almeno fare 10 ripetizioni con 25 kg. Adesso questo parametro lo tiro fuori perché fa parte di ricerche mie personali che porto avanti da anni. Ma se una donna non lo sa, poi ci sta che non è allenata, ma non c'è problema. Ma se so che il massimale di una donna può essere tranquillamente 150 kg, credo, adesso non so, l'Elisa Vinante, campionessa europea, non mi ricordo, però credo li ha superati abbondantemente i 150 kg di squat, una donna che pesa sotto i 60 kg. Quindi voglio dire, se tira su, sì, credo quasi il triplo del suo corpo, una cosa, vabbè, stiamo parlando di un outsider. Però di sicuro se un'umana può fare quello, vuol dire che tutto quello che sta sotto è raggiungibile. Ok, sono una che non riesce a tirare su 4 kg in croce, bene, cominciamo con 4 kg, ma so che posso andare avanti, che posso tranquillamente andare avanti, non devo prendermi paura del peso. Quante donne hanno paura della kettlebell da 8 kg? Da 8 kg metterla sopra la testa, ma se mi cade in testa? Scusami. Quelle sposate, ai figli sì, quante volte hai preso in braccio tuo figlio? Centinaia, tuo figlio pesava prima meno di 8 kg, poi 8 kg, ma l'avrei preso su che pesava anche 14, 16, 22 kg. E non ti sei mai preoccupata. Perché? Perché era tuo figlio. Quindi è una questione di parametro, di punto di riferimento. Mio figlio lo tiro su. Le borse della spesa, magari pesantissime, le tiro su. Però la kettlebell no. Comunque, senza andare fuori tema, il concetto è quello che appunto bisogna avere dei parametri. Come trovarli? Allora, le mie proposte di soluzione, perché queste cose credo che siano utili a qualsiasi trainer che lavora, perché se riesci a convincere e a consapevolizzare il tuo cliente, la tua cliente, che è normale che debba usare determinati carichi o che debba riuscire a raggiungere determinate performance, allora veramente avremo fatto un passo avanti a livello, insomma, di risultati in palestra. Quindi le proposte sono tenere un database dei propri clienti,
e ovviamente vedere, no, quanto possono migliorare. Perché se tu vieni da me e fai 30 kg di squat quest'anno e l'anno prossimo sei a 32 kg, ci stiamo prendendo in giro in due. Forse io più da trainer ti sto prendendo in giro che tu, che poverino non ne sai niente. Fare ricerche specifiche sulla letteratura scientifica a disposizione, tutto quello che riusciamo a trovare. Confrontarsi con altri professionisti. Questo serve ad aumentare le proprie esperienze e tenere riferimento anche dei dati che ci vengono dall'agonismo. Facevo prima l'esempio. Se la maratona al massimo può essere corsa in due ore, ho un riferimento. Quindi cosa vuol dire? Che se io la maratona la chiudo in tre ore, sono bravetto. Se la chiudo in quattro, quattro e mezza, sono nella media. Se la chiudo in sei ore, sono ai minimi termini. Ecco, questo è quanto. Con questo io ho finito. Spero che la cosa vi sia potuta servire, sia utile a tutti quanti voi. E volevo salutare i sardi con Akentannaso. Ho voluto sentirmi con un mio amico sardo per farmi dare la pronuncia giusta, ma non so se ci riuscire, se sono riuscito. Beh, spero che tu ci sia riuscito, perché io cercherò di imitarti, perché la sto dicendo in maniera veramente diversa, ma me lo sono improvvisato da buon veneto che vive in Valle d'Aosta, quindi ho poche basi sulle quali potermi affidare. Molto interessante, Luigi, ti vorrei fare una domanda. Nel raggiungere la performance che uno ritiene di poter fare, che ha voglia di fare e che cercherà di raggiungere con te, quanto in realtà dobbiamo pensare che possa influire da un lato la genetica e d'altro canto l'epigenetica e il fenotipo che ne è risultato? Ovviamente hanno una fetta basilare importante, però certo. Se ci si nasconde dietro quella scusa lì, poi hai un mucchio di persone che si sentono autorizzate a non spingere. Certo. Io dico sempre, sì, tu potrai anche non avere la genetica, l'epigenetica, eccetera, però ricordati che tu comunque migliorerai. Certo. Dove sei. Certo, certo. L'alternativa è quella di rimanere lì o lentamente peggiorare. Quindi comunque c'è sempre un risultato. E a volte ho visto più risultati da gente volonterosa che da altra gente che geneticamente avrebbe avuto le carte da giocare, certo. Ma non c'era con te. Certo, certo. Quindi vengono fuori, ho il metabolismo lento, ho le ossa grosse, no? Queste robe dovrebbero essere ormai neanche da sentire più. Sì, però ti faccio una domanda. Tu hai smesso di sentirle? Ogni tanto comunque da qualche parte no, arrivano? No, io le sento e ogni volta mi riprendo da capo e dico, allora ti spiego. Sappi che uno scheletro di donna pesa intorno ai 3 kg, si peserà 10 grammi di più, 10 grammi di meno, ma finisce lì e mi guardano tra l'altro con gli occhi spalancati, no ma dai, ma solo, cosa pensai di avere, 20 kg di ossa? E riescono a cogliere perché la gente non ha parametri di riferimento e riescono a cogliere mentre dici questo per la 300ª volta che si sta uscendo il cortisolo dal naso. Esatto. Sei incazzato. ti ringrazio perché sei stato veramente grazie illuminante, grazie. Buona passo la linea alla regia, ma me la riprendo tra un attimo.